Incoraggiare le persone predisposte a servire la comunità e promuovere alti valori di etica nel commercio, nell'industria, nelle professioni, nelle attività pubbliche e in quelle private. Fare in modo che i principi di buon governo e buona cittadinanza possano trovare un terreno fertile. Sono tanti gli obiettivi dei Lions Club distribuiti in 206 paesi. Il Lions Club Pescara Aosta ha festeggiato a Villa Santa Maria 70 anni di attività. Il primo presidente è stato il professor Luigi Pierangeli. E quindi che è stato il primo presidente di questo club, quindi ho l'onore di rivestire un ruolo importante per questa associazione. In questi anni sono state fatte numerose attività benefiche per la città di Pescara e da un punto di vista strutturale c'è il busto di Gabriele D'Annunzio che si trova davanti al comune, che è stato fatto dalla nostra associazione, gli scavi di Santa Gerusalemme di fronte a San Cetteo, nonché numerose attività benefiche che non sto qui ulteriormente a descrivervi. We Serve, noi siamo al servizio, si è tradotto a Pescara con una serie di iniziative che hanno riguardato anche particolari gruppi di attività dedicate ai ragazzi, come il pronto intervento in caso di malore e la profilassi delle malattie oncologiche. Un grosso progetto del nostro club, Lions Club Pescara Aosta, è la fattoria di sorriso che attualmente funziona come un giardino orto per i ragazzi diversamente abili. In questo momento siamo in fase di costruire il servizio di innaffiamento per poter garantire una vegetazione per la gioia dei ragazzi che curano questo orto, questa fattoria del sorriso, anche nei mesi di siccità. Un altro progetto interamente dedicato ai giovani riguarda proprio un percorso nuovo all'interno del club. Si chiama Leo Lions Transition, cioè è un progetto mirato al graduale e fluido passaggio dei più eminenti soci del Leo Club, che è una club dei giovani Lion, proprio per continuare nel lionismo, chiamo da oltre per quelli che compiono 30 anni.